sono state avviate dall'ASP di Enna le vaccinazioni a domicilio per gli ultra ottantenni. Da ieri una squadra di vaccinatori, composta dal direttore sanitario dell'ASP, il dottor Emanuele Cassarà, dal dottor Franco Belbruno, epidemiologo e responsabile servizio vaccinazioni, e dal dottor Angelo Tantillo, della direzione sanitaria dell'Umberto I di Enna, ha iniziato le vaccinazioni dei primi gruppi. I prenotati a domicilio nei 21 comuni della provincia di Enna sono al momento 680. Intanto arriva dal dottor Cassarà un invito a tutti i medici per incrementare le squadre vaccinali sul territorio. Nasce ad Enna Sicilia in Movimento, al quale hanno aderito tutti gli assessori e i consiglieri comunali che fanno riferimento alle liste Partito per Enna e Liberamente. Alla guida il 19enne Alessio Liberti, che dall'esperienza delle scorse elezioni comunali ha deciso di continuare sulla strada della politica per dare vita, come egli stesso afferma, in tutti i comuni dell'ennese a dei comitati per far divenire il dialogo, confronto fra cittadini e amministratori una costante per lo sviluppo del territorio. Troina è comune amico delle api, un'iniziativa nata con l'obiettivo di favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e dell'apicoltura, per la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, e cooperare nella difesa dell'ape come bene comune globale. La protezione delle api e la valorizzazione dell'apicoltura, spiega il sindaco Fabio Venezia, rappresentano una scelta per la promozione del territorio e in particolare per uno sviluppo sostenibile che tiene conto della tutela della biodiversità. Le api sono garanzia e motore principale dell'impollinazione, che riguarda il 75% dei tipi di colture alimentari globali, la cui tutela è fondamentale per la vita del nostro pianeta. La nostra amministrazione, con apposita ordinanza, ha già vietato l'uso di erbicidi lungo i cigli delle strade e nelle aree verdi comunali. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento della plastica. Le utenze domestiche sono dunque invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta della plastica domani mattina e dell'umido e del cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it e i nostri canali social. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennatv.com.